l'uomo fu così accontentato. Riuscì a inventare il computer. Quel funzionamento matematico fu così applicato a un'apparecchiatura chiamata computer. Come tutte le novità, il computer attirò la curiosità di tutti quelli che si lasciano affascinare dalla fantasia. Cosicché si aprì un mondo pieno di avventure da applicare alle più svariate forme sociali. Come tutte le cose della vita, però, se il vecchio sistema, finora mosso dalla matematicità della logica del pensiero, si era ottimizzato nel corso di tantissimi anni, i nuovi prospetti legati alla matematicità del computer aprirono infiniti orizzonti avventuristicamente. Finché non furono chiaramente focalizzati gli impieghi di questa nuova invenzione, ci furono tempi pieni di caos, di confusione, dove le forme sociali subirono cambiamenti rapidi, talvolta opposti e incoerenti, eccetera. Il tempo, che supremamente è il padrone degli eventi, stava nel suo essere a guardare il succedersi di queste forme che avrebbero dovuto influire sui modi, cambiando ciò che motiva solamente i paesaggi del percorso della strada della vita. Ci fu finalmente l'occasione per talune menti un po' più riflessive di raccogliere la valutazione di quanta importanza significhi ogni innovazione, giungendo a capire che ogni cambiamento è un evento relativo alla struttura del funzionamento dinamico di tutto.